Allora, cominciamo. Come prima cosa volevo spendere solo un secondo sul laboratorio di ieri, in particolare per dire che so che qualcuno di voi è arrivato a fare i primi due esercizi, qualcuno è iniziato già il terzo. Io prevedrei di risolvere in aula come esercitazione l'esercizio 3 di questo laboratorio. Ok? Quindi vai, chi l'ha già iniziato va bene, la finisco, chi non l'ha ancora iniziato provi a farlo, in modo che martedì facendolo insieme possiamo risolvere eventualmente alcuni dubbi. Qui c'è sicuramente è un pochino più articolato degli altri, ovviamente, e ha sia un aspetto di gestione del modello che è un pochino più sofisticato. Pelino più sofisticato degli altri, e anche qualche aspetto di gestione dell'interfaccia con questa tendina che va riempita, ci sono dei gestori di eventi, eccetera. Quindi coglieremo l'occasione nella lezione, mentre risolviamo questo, di andare a vedere come si risolvono. Ogni tanto noi facciamo questo, diciamo così, scherzetto di inserire anzi sempre, negli esercizi di laboratorio qualche elemento che non abbiamo spiegato. Ma perché la vita è così, nel senso che ti capi che stanno le cose e non è detto che il giorno prima ti abbiano già detto come si risolvono, per abituarvi ad andare a leggere la documentazione. C'è tutto scritto, no? Abbiamo un mondo dietro. Imparate a cercare soluzioni su Google, imparate a cercare nella documentazione di JavaFX, nella documentazione delle classi Java, impariamo a leggere queste cose. Non, se vi basate su quello che c'è scritto sulle slide o su un libro, siete fregati. Okay, vi servirà, sapete che all'esame avrete questa documentazione, avete accessibilità a internet, se però non riuscite a sfruttarla siete fregati. No? Io ho visto gente perdere un'ora all'esame sulle due a disposizione per risolvere un problema che saltava fuori nel secondo risultato di Google se mettevi le parole giuste di ricerca, quindi abituiamoci. Okay? Leggere e capire cosa si fa essenzialmente. Ok, quindi per martedì provate a risolverlo, poi lo risolviamo insieme in aula. Ok, mentre invece oggi iniziamo a trattare, ad aprire l'argomento successivo del corso, che è quello che poi ci permetterà un pochino di mettere a frutto anche questa ginnastica che stiamo facendo adesso con le collection, con le applicazioni, perché finora sì, stiamo facendo delle cose, ma non ci dà molta soddisfazione perché gli unici dati che riusciamo a gestire sono quelli che inseriamo noi a manina. Quindi abbiamo parlato di programmi con grandi quantità di dati, ma alla fine ne inseriamo 4-5 quando abbiamo pazienza di inserirli tutti. Quindi il passo dopo è quello di fare in modo che i nostri programmi, le nostre applicazioni riescano effettivamente a utilizzare delle quantità di dati molto più ampie, anche molto più complesse, che siano gestite e memorizzate all'interno di basi dati. Quindi impariamo come si fa in Java, in una qualunque applicazione Java, ad accedere a una base dati. Quindi questo lo si fa usando una libreria che si chiama JDBC e vedremo quali sono i passaggi pratici per poterlo fare. Quindi oggi ci occupiamo, no, dei primi due punti, poi poi riprenderemo più avanti l'argomento andando a risolvere il problema di efficienza, che è il punto 3, e il problema di organizzazione del codice, che è il punto 4, quindi come, dove mettiamo i metodi, eccetera. Però prima impariamo a livello basso, no? E poi aggiungiamo, diciamo così, capacità di progettazione. Allora, JDBC che cos'è? JDBC è una libreria standard, arriva insieme a Java, che permette alle applicazioni Java di interagire con base dati relazionali. E quindi lanciare delle query SQL che quindi possono interrogare i dati, modificarli, inserirli dei nuovi e così via. Cioè potete fare dal vostro programma Java qualunque comando, eseguire qualunque comando SQL vi possa interessare. Dati che ovviamente possono essere dati che vengono inseriti dall'utente oppure visualizzati dall'utente, oppure semplicemente dati che vengono letti e utilizzati dagli algoritmi interni che poi
costruiremo. Quindi nel nostro caso, nella nostra applicazione JavaFX vuole accedere, deve o vuole accedere a delle informazioni che sono memorizzate all'interno di una base dati. Posso ragionare in due modi diversi. Io voglio farvi vedere una prima base dati che useremo nell'esempio più avanti. Vedete che qua nella parte di materiale del corso c'è una sezione che si chiama datasets, che poi via via ogni anno andiamo a rimaneggiare un po', aggiungiamo delle cose, che sono dei database che contengono dei dati d'esempio. Uno di questi dati d'esempio, il più semplice, e quindi partiamo da questo, è un dizionario. Allora, voi avete l'esercizio di mercoledì, ma anche gli altri, lavorano con delle parole, per noi le parole sono stringhe qualsiasi. E se volessimo limitare il programma a lavorare con parole valide della lingua italiana, abbiamo bisogno da qualche parte di un elenco di parole. Allora, questo dizionario contiene... Adesso non lo scarico, ma ve lo faccio già vedere. Un elenco di questo genere di parole, di tutte, insomma, abbastanza esaustivo, delle parole della lingua italiana. Allora, riusciamo a farlo stare decentemente qua. Fatemi dire un certo numero, nel senso che questo file, che contiene in ordine alfabetico tutte parole che sono corrette, parole italiane, ce ne sono, se non leggo male questo numero, 704.000 e rotti. Quindi, database molto molto semplice, però contiene 700.000 righe. Allora, se noi dovessimo chiederci, ma ce lo potremmo chiedere tra non molto, ma quali sono le parole che sono anagrammi l'una dell'altra ma contemporaneamente siano parole valide? Vorrebbe dire che dovremmo andare a considerare tutte le coppie di parole, 700.000 parole, se ne faccio una coppia con altre 700.000 viene fuori un bel numerino. Siamo ancora nel dominio quadratico, fare le coppie, tutte le coppie di un insieme di elementi. Trovo dei duplicati, ad esempio, degli anagrammi, duplicati qua non ce ne sono ovviamente, quindi sto pensando agli anagrammi, è quadratico, n per n meno 1 sono le coppie, diviso 2, quadratico, dell'ordine di O di n quadro, come tempo necessario. Però n quadro, quando n vale 700.000, continua a essere comincia già a essere qualche cosa, non so, un 49 per 10 alla 10. 700.000 sono 7 per 10 alla 5, quindi 10 alla 10 sono 10 miliardi, stiamo parlando di 490 miliardi di combinazioni. Un bel numeretto. Allora, qui comincia a essere interessante il problema di complessità o di efficienza di programmazione. Ma prima di questo, immaginiamo di avere questi dati in un database, ovviamente, che dobbiamo leggere. Abbiamo due modi di usarli. Il primo modo è fare in modo che il nostro programma all'inizio, quando parte ad esempio, legga tutto il database in memoria. Ci facciamo un array list come non abbiamo mai visto prima, o magari non un array list, una struttura più furba, ma la dobbiamo studiare, come non abbiamo mai visto prima di 700.000 elementi. E poi lavoriamo, come abbiamo sempre lavorato finora, andando a fare le ricerche, i confronti, le modifiche all'interno di quella lista o di quella struttura dati in memoria. Quindi è un momento iniziale in cui mi carico in memoria tutti i dati e poi lavoro direttamente in memoria, con le operazioni delle collection. L'alternativa qual è? È quella di non voler caricare tutto in memoria subito, ma ogni volta che mi serve un'informazione interrogo il database. E quindi avrò una quantità di memoria utilizzata molto minore. Allora, è chiaro che ci sono due, se vogliamo, compromessi da gestire. Il primo è il compromesso tempo-spazio. Nel senso che
questo file, poi non lo leggerò come file di testo, lo leggerò come database, ma poco cambia, ha 8, è grande quasi 9 megabyte. No? Questo numero qua in basso a sinistra, che è la lunghezza del file, in termini di numero di caratteri, sono 8.980.000 carotti caratteri. Quindi immaginate che questa cosa qua, caricata in memoria, occupa 10 megabyte, circa. 9, 10, insomma, quei numeri lì. Possiamo permetterci che il nostro programma occupi 10 megabyte di memoria solo per gestire queste parole, per memorizzare queste parole? Non lo so. Dipende. Se deve, che ne so, funzionare su uno smartphone, magari no. Se deve funzionare su un PC, 10 megabyte rispetto a magari un paio di gigabyte o 3 o 4 che abbiamo di memoria non ci fa la differenza. Ok? Quindi, però, se cerchiamo di generalizzare su dati, base dati più complesse, arriverà un certo punto in cui l'intera base dati, che magari a questo punto non sono 8-10 mega, ma sono centinaia di mega o decine di giga di dati, non ha senso caricarla in memoria. E quindi dovremmo caricarla a pezzettini, il pezzo che mi serve ogni volta. Quindi usare l'altra modalità di accesso on demand, chiedere informazioni quando mi servono, che ovviamente riduce drasticamente la quantità di memoria di cui ho bisogno, perché mi leggo il dato solo quando mi serve. Come pago questo risparmio di memoria? In tempo. Perché ogni volta che devo andare a leggere un dato al database dovrò fare un'interrogazione, una query, SQL, a prendere il risultato. E rispetto a prendere l'elemento successivo in un array list, che è un'operazione che si risolve in meno di un microsecondo, andare a prendere un dato da un database significa lavorare magari per qualche millisecondo, quindi magari siamo su ordini di grandezza 1000 volte più lenti. Poi bisognerebbe misurarli, ma gli ordini di grandezza sono grosso modo questi. Quindi è chiaro che se ho tutto in memoria, la velocità d'accesso ai dati è molto più rapida, se non sul database avrò una penalità di tempo ogni volta che voglio leggere o scrivere qualcosa. D'altro canto, uno, non occupo molta memoria, e due, non ho bisogno di spendere molto tempo all'inizio del programma per caricare tutto. Perché comunque anche leggere 700.000 record da un database alla memoria richiede un certo numero di secondi, non millisecondi, secondi d'orologio. Questo è un primo trade-off, tempo-spazio. Di volte in volte dovremo decidere. Poi c'è un secondo compromesso da fare, che è quello sulla funzionalità. Cioè, dipende cosa devo fare. Io, se ho i dati in memoria, me li organizzo secondo strutture dati mie, quindi una serie tipicamente di collection che si collegano a vicenda, e tutte le operazioni che dovrò fare su questi dati, ad esempio le ricerche, le dovrò implementare agendo su questi. Su queste collection, su queste strutture dati. Possono essere operazioni semplici, scandirla ad esempio, possono essere operazioni più complicate da fare a seconda di come ho la struttura dati. Ad esempio, se io avessi un array list e volessi trovare dei duplicati, se ci sono degli elementi uguali, e devo fare un doppio loop con espansioni, confronti, eccetera. L'avete fatto quando avete cercato di inserire, no, gli elementi. Di evitare di inserire elementi duplicati. Viceversa, se uso un database, ho SQL in mano, ho la possibilità di scrivere qualunque istruzione SQL che per sua natura, voi lo sapete che vi facciamo scrivere delle query di 10 righe al corso di base dati, possono combinare tra di loro più tabelle e con dei criteri anche molto complessi. Allora, se voi immaginaste di prendere una delle query che vi è andato all'esame di base dati, e di avere un array list per ogni tabella del database e di dover implementare a codice l'equivalente di quella query lì, non sapreste da che parte partire. Farebbe malissimo. E allora, di nuovo c'è un compromesso: se io ho dati in memoria accedo più rapidamente, ma il linguaggio con cui ci posso accedere è quello degli operatori, delle collection e i cicli.
Se invece ho i dati memorizzati sul database, ho più potenza espressiva. Posso chiedere al database di fare parte del lavoro. E quello è il suo mestiere. Quindi tante volte se io chiedo al database, che il suo mestiere è quello di gestire grandi mole di dati, un'informazione, lui me la ritorna quasi sicuramente in modo più veloce, più immediato, diciamo, dal punto di vista della scrittura del codice, e a volte anche più veloce come tempo di esecuzione, rispetto a prendermi io a ravanare con le strutture dati, con le liste, fare dei cicli, superando i dati, poi rischio di perdermi, tirare fuori il risultato sbagliato e magari alla fine essere più lento. Perché il codice che scriverò io non sarà mai ottimizzato come il codice di chi ha scritto il database. Quindi ci sono questi due elementi da valutare per capire mi conviene lavorare a memoria, mi conviene lavorare sul database. Oppure un po', nessuno mi vieta di fare. Caricare comunque i dati in memoria e quando ho alcune interrogazioni da fare le delego al database perché è più furbo lui. Lo vediamo. Di caso in caso dovremo deciderlo. Ok, ma tecnicamente come facciamo? Tecnicamente usiamo questa libreria che si chiama JDBC, che è definita, le cui classi sono definite principalmente in un package che si chiama java.sql e alcune un pochino più recenti, un package invece che si chiama javax.sql. Che è una libreria generica per accedere a vari tipi di database relazionali. Lo scopo di JDBC è quello di rendere standard, uniforme, dal punto di vista dell'applicazione Java, l'accesso alle basi di dati. Quindi alle basi di dati dico plurale perché potremmo decidere di usare diversi tipi di basi di dati. MySQL, Postgres, Oracle e così via, sono basi di dati relazionali diverse, sono software diversi che hanno modi diversi di interagire. Se non sbaglio, voi alla fine del corso di base di dati avete fatto qualche esercitazione in cui da un programma PHP riuscivate a leggere, provate a leggere un database. E lì c'erano delle funzioni che si chiamavano MySQL Connect, MySQL Query, eccetera, eccetera. Quelle lì erano tutte prefisso MySQL. La vostra applicazione, se anziché MySQL aveste installato PostgreSQL, che è un altro database open source, sono i due, diciamo così, che se la contendono per la maggiore, il vostro programma era da riscrivere. Bisognava cambiare il nome delle funzioni. Erano poi differenze minime, perché alla fine i concetti erano gli stessi, sarebbero stati gli stessi. Ma il codice era da riscrivere, da adattare. I parametri erano un pochino diversi, perché erano librerie diverse, c'era la libreria per MySQL e quella per Postgres. Si chiama PG Connect e aveva dei parametri diversi dalla MySQL Connect. In Java questo non succede. In Java noi abbiamo questa libreria JDBC generale che è in grado di integrare da sotto a mo' di plugin vari tipi di driver. Quindi l'architettura è un pochino più complicata. Noi in realtà ci sono quattro. Questa figura qua riassume quattro possibilità. Noi guardiamo quella dell'estrema sinistra, che è quella più comune. Cosa ci dice questa architettura? Ci dice che la nostra applicazione vuole interagire con un database, che è qua sotto. Per farlo l'applicazione usa delle API, delle chiamate, che sono definite appunto nella libreria JDBC. Questa libreria però è fatta di due pezzi, quindi a livello di interfaccia è definito tutto nell'API JDBC. A livello di implementazione ci sono due grossi blocchi, questo qua sopra e questo sotto. Questo sopra è una parte unica, uguale per tutti, qualunque sia il mio database è identica. E ha le funzionalità di base, implementa le funzionalità di base, che siano comuni a tutti i database, mentre delega alla parte inferiore, che si chiama JDBC driver, l'implementazione dettagliata di come si realizzano i vari metodi, la select, l'insert, l'update, la connessione, l'autenticazione, eccetera, sul database, specifica del singolo DBMS che utilizzo, qua sotto. Quindi vuol dire che se io userò MySQL come database, qui sotto ho il MySQL server, qua sopra dovrò avere il driver JDBC per MySQL.
Se uso come database Postgres avrò bisogno del driver JDBC per Postgres e così via. Quindi nella mia applicazione mi dovrò scaricare un driver JDBC che è in grado di parlare col database con cui dovrò lavorare. Questo driver viene poi gestito dalla classe superiore, vedete che parla di driver manager. Driver Manager è una classe che è in grado di trovare il driver giusto e usarlo tra i vari driver che sono installati. Driver giusto ovviamente rispetto al database che voglio usare. Quindi io programmatore non vedrò mai questa classe. Questa classe deve esserci perché altrimenti Java non sa come parlare con quel database. Ma io non la vedo mai direttamente perché ci parlo sempre indirettamente attraverso questo driver manager che mi nasconde, mi filtra, no? Mi fa da, un po' da mediatore rispetto all'implementazione. Ok? Quindi questa è l'architettura che abbiamo in mente. Noi avremo una serie di funzioni che chiameremo. Alcune di queste funzioni verranno eseguite direttamente dalla libreria Java, cioè qua dentro, altre invece verranno eseguite dal driver JDBC. L'unico errore che non dobbiamo mai fare è chiamare direttamente i metodi del driver JDBC. Perché se lo facessimo il nostro programma sarebbe vincolato, bloccato a usare sempre solo quel database lì. Mentre invece se passiamo da sopra dal driver manager, domani dovessimo cambiare il tipo di database, è un'operazione di 2 minuti. Carico la libreria del nuovo database, modifico la stringa di connessione e sono a posto e tutto il resto continua a funzionare. Quasi. Quindi, a noi servono vari pezzettini. Il driver manager che fa parte della libreria Java, il driver JDBC, che normalmente viene fornito da chi ti fornisce il database. Perché la comunicazione tra il programma e il database, questa freccia qua, non è standardizzata da nessuna parte. Cioè ogni fornitore di database inventa la sua. E quindi, quasi sempre, chi fornisce il database server fornisce anche le librerie affinché tu possa integrare quel database nei vari linguaggi. C'è la libreria per il C, C++, c'è quella per Java, c'è quella per il Perl, c'è quella per PHP, eccetera, che vengono fornite dagli sviluppatori del database stesso, perché sono gli unici che sono in grado di conoscere i dettagli della comunicazione interna. In pratica, per connettersi al database dovremo sempre seguire questi 7 passi. Logicamente, poi spezzeremo i vari metodi perché ci farà più comodo così. Ma per poter fare, il nostro scopo è il punto 5, eseguire una query, un insert, una select, un update, essenzialmente. Per poter fare una query ho bisogno di creare tutto un contesto in cui questa query sia eseguibile e dopodiché eventualmente, se la query è una select e quindi va a interrogare i dati, voglio elaborare i risultati, quindi vedere che dati ho letto. Ma per far questo mi servono una serie di passaggi preliminari per potermi agganciare al database. Allora, vediamo quali sono i passaggi. Primo passo, caricare il driver. Quindi fare in modo che la libreria jar che contiene il driver di database sia accessibile dal mio progetto Java. E dire all'applicazione Java dove trovarlo. Allora, nel caso, noi in laboratorio useremo MySQL come database. Nel caso di MySQL, il connector, cioè diciamo così, la classe Java che implementa il driver JDBC per MySQL, si chiama, allora MySQL la chiama connector barra J. Allora, questo è il sito di MySQL, se dovete scaricarlo. Fate attenzione che ci sono due siti. Uno è il sito ufficiale www.mysql.com. Che
che però vi parla esclusivamente delle versioni a pagamento. Ok? Poi non rende molto evidente quale siano il fatto che ci siano anche delle versioni gratuite. Per trovare le versioni gratuite dovete andare sotto il sito che si chiama dev.mysql.com. Dev come developer, no? Come sviluppatori. Allora, dentro il sito dev.mysql.com, no, che si somigliano, ma sono due cose diverse, avete poi la possibilità anche di scaricare vari tipi di applicazioni. Allora, innanzitutto ci serve un database. Ci serve il vero database per poter memorizzare i dati. Noi abbiamo due opzioni per installare MySQL sul nostro computer. Una è installare quello che si chiama MySQL Community Server, il server di database vero e proprio. Sotto MySQL Community Server trovate qua sotto per Windows un installer, che è un programma che scaricate e poi vi dice lui quali, vi permette lui di selezionare quali altri pacchetti installare, oppure andate a scaricare direttamente lo zip che contiene il programma da installare. Per altri sistemi operativi, che ne so, per chi ha un Mac, l'installer che fa tutto da solo non c'è e quindi uno deve andarsi a scaricare i singoli pezzettini da sotto. Prendiamo sempre quelle che lui chiama GA, Generally Available, sono le release stabili, quelle ufficiali, non quelle development che sono quelle in beta, ancora in sviluppo, non ci interessa. Per ciò che dobbiamo fare noi. Questo è un modo per installare il server. Per poter lavorare col server in modo interattivo è anche possibile, per chi interessa, scaricare un altro programma che si chiama MySQL Workbench, che è di fatto un'interfaccia grafica, ma lo vedremo più avanti. Credo che sia solo per Windows questo, se non sbaglio. No, l'hanno fatto anche le altre versioni. E è appunto un'interfaccia grafica per poter disegnare le tabelle e vederle. Noi useremo anche una cosa più semplice. Questo per installare un database. In alternativa, qui scarichiamo il pacchetto ufficiale di MySQL. Un'alternativa, che è quella che c'è in laboratorio, è quella di usare il pacchetto XAMPP. XAMPP, non so se ve ne ha già parlato lì o se avete già fatto la registrazione di laboratorio, è il pacchetto che userete nel suo corso, che di fatto è un pacchetto da scaricare che mette insieme il web server Apache, il PHP, Perl che non vi interessa, e MySQL. Quindi c'è tutto in un'installazione unica, facile da installare, basta fare due clic e facile da usare. Quindi dentro contiene un server MySQL. Quindi potete decidere di installarvi solo XAMPP, lo usate per tutti e due i corsi. E quando facciamo i programmi in Java, ricordatevi di lanciare XAMPP e far partire il server MySQL, mentre Apache invece non ci serve, e va bene, ve la cavate con un'installazione sola, oppure potete installare sia questo che vi serve per l'altro corso, sia un'installazione di MySQL server, però poi dovete fare attenzione perché avete due installazioni diverse di MySQL Server sulla stessa macchina. Se li fate partire entrambi e poi vanno in conflitto sulle porte, perché non possono entrambe ascoltare sulla porta 3306, che è quella di connessione, e quindi è un pochino più complicato. So che il primo anno abbiamo avuto parecchi problemi in laboratorio, perché uno quando lavorava non sapeva più se era collegato al database di XAMPP o a quello di MySQL ufficiale. Quindi, se volete semplificarvi la vita, installatevi questo e non ci pensate più. Io nelle demo proverò a usare questo per farvelo vedere. A scopo così di conoscenza, esiste un altro database che si chiama MariaDB, che di fatto c'è la foca, questo, è assolutamente compatibile con MySQL. Cosa è successo? È successo che MySQL era nato come progetto open source, quindi sviluppato da volontari, pagato in parte sponsorizzato da aziende.
A un certo punto questo progetto open source è stato, diciamo così, acquistato, acquisito, preso in carico da quella che prima era la Sun Microsystems. Sun Microsystems, la conoscete, un'azienda che faceva hardware, workstation Linux di alta potenza, e è l'azienda che tra l'altro ha fatto nascere Java. Java è nata, è stata definita da questa azienda che si chiamava Sun Microsystems. A un certo punto la Sun è andata in crisi e è stata acquistata da Oracle. Adesso voi capite che i volontari che lavoravano inizialmente come volontari e poi lavoravano all'interno nell'ambito di Sun, che comunque investiva molto nell'open source, il fatto è che ha fatto nascere Java investendo del suo, dire che adesso MySQL, che era il database nato come open source, è stato acquistato da Oracle, che è l'azienda che costruisce il principale database commerciale a pagamento, più potente usato a livello enterprise. Qualche problemino te lo dà, cioè il fatto che la Oracle non decidesse poi da un giorno all'altro di chiudere lo sviluppo di MySQL perché il prodotto MySQL è gratuito, faceva concorrenza allo stesso suo prodotto commerciale, era un problema. Allora gli sviluppatori iniziali, il nucleo di sviluppatori iniziali di MySQL, hanno detto: ah sì, è così, e allora noi ci prendiamo il sorgente tanto open source e lo portiamo avanti in un progetto separato. Quindi di fatto adesso abbiamo MySQL che continua un suo sviluppo, di cui c'è la versione a pagamento e quella open source nell'ambito di Oracle, e poi c'è questo MariaDB che è, in gergo si dice un fork, cioè una diramazione, un percorso diverso che ha seguito quel sorgente a un certo punto. E quindi se volete, per qualche motivo, se avete un'installazione di Linux, è molto probabile che nell'installazione di Linux vi troviate MariaDB anziché MySQL. Dipende poi ovviamente dalla scelta che hanno fatto le varie distribuzioni, ma mi pare che su Ubuntu arrivi MariaDB. Quindi se sentite questa cosa qua strana di MariaDB, non spaventiamoci, anzi, in prima pagina c'è scritto proprio bello che guarda che sono compatibili praticamente al 100%, ma MariaDB ha qualche cosa in più, eccetera, eccetera. Beh, ognuno tira l'acqua sul mulino, ovviamente, no? Anche qua, se uno vuole, se lo scarica e installa questo al posto di MySQL Server. La cosa buone veramente che sono assolutamente rimpiazzabili, per cui anche che ne so, il MySQL Workbench, che è l'interfaccia grafica che vi scaricate da Oracle, funziona con questo, ovviamente. Ok, quindi l'imbarazzo della scelta, ci installiamo un database. Il passo dopo però è installarsi, il database è installato, ma poi ci devo lavorare dai miei programmi Java. E per fare questo, eccolo qua. Ho una voce connectors, torno sul sito di MySQL, e connectors sono le varie librerie che appunto i fornitori di MySQL mettono a disposizione per poter agganciarsi, collegarsi al database MySQL da vari linguaggi. In particolare quello che a noi interessa è connector barra J, Standardized by Driver for Java Platform Development. Si vede che gli problema la lingua di JDBC e hanno messo Standardized Driver. Connector J è quello che ci serve. Quindi anche se noi avessimo installato XAMPP, va bene, ma là c'è il database e basta. Poi per poter usare dai nostri programmi ci dobbiamo scaricare questo connector. Se decidete di scaricare il server dal sito di MySQL, e se siete sotto Windows, nell'installer c'è un'opzione che dice scaricami anche il connector. Non scaricatevi quelli per tutti i linguaggi di questo pianeta, perché tanto poi non vi servono. Allora, questo connector magari possiamo scaricare perché sono sicuro di non averlo fatto su questo PC. Non fatevi fregare da questa videata. Qualcuno dice: ma no, ma per scaricare le cose dal sito di MySQL devo registrarmi. Leggi sotto e dici no. Quindi, però i bottoni sono grossi e le persone che cliccano prima di leggere ci cliccano sopra. Non siete voi, ma qualcuno sì. E quindi direttamente te lo fa scaricare. Mentre scarica, che cos'è questo MySQL Connector? È un jar, è semplicemente un file jar, quindi contiene una libreria Java, che noi dobbiamo in qualche modo inserire all'interno dei nostri programmi, cioè fare in modo che il nostro programma lo veda. Per fare in modo che il nostro programma lo veda, abbiamo due modi essenzialmente, che sono questi due: copiarlo in una cartella
che è già nel classpad di Java, cioè all'interno del quale Java già cerca le proprie librerie, e in particolare c'è una cartella ext che è fatta apposta, per extensions. Quindi quando voi installate una macchina virtuale Java, lei crea una cartella sotto JR, quello che è, crea una cartella lib dove ci mette le sue librerie, e sotto questa cartella lib crea un'altra cartella vuota, ext, per dire se tu vuoi mettere le librerie estese, aggiuntive, schiaffale qua e io te le trovo. Però questo è un po' antipatico perché è la libreria su quel computer. Voi prendete il vostro progetto, lo mettete su un computer diverso, non lo proverà più, ovviamente, se non l'avete anche copiata sull'altro computer. L'alternativa è quella di prendere il jar del progetto e copiarlo dentro il vostro progetto Eclipse. Proprio, lo mettete dentro il progetto, dentro le cartelle del progetto. A questo punto siete sicuri di trovarlo perché ce l'avete lì, nella stessa directory dove c'è il vostro main. Ovviamente il difetto è che il vostro progetto diventa più grosso, nel senso che voi quando lo salvate ci porta dietro tutti i 6 mega di libreria anziché solamente i 50K dei vostri programmi. In entrambi i casi ci portiamo dietro una libreria che ha dentro una serie di classi di cui quella più importante si chiama così. Com.mysql, ovviamente perché è scaricata e fornita da mysql.com.jdbc.driver. Questa classe sappiamo che c'è, ma non la useremo mai direttamente, come abbiamo appena detto. Allora, se andiamo a vedere cosa stava facendo il nostro scaricamento. Era arrivato alla fine, il JDBC driver lo posso installare e mentre lo installo lui in realtà non fa altro che scompattare dei file in una cartella. E dobbiamo però ricordarci qual è questa cartella perché ci servirà più avanti. Lui adesso installa. Dovrebbe dirmi qualcosa prima o poi. Quindi, adesso quando avrà finito andiamo a vedere dove l'ha messo, no? Per trovare il file che ci serve. Poi, il passo dopo, a questo punto, è dal mio programma Java come faccio ad accedere. Allora, essenzialmente il primo passo è fare in modo che il programma Java carichi quella classe. Qui c'è un giro un po' strano, che è rappresentato da questa istruzione scritta in rosso, perché alla versione del mio programma deve caricare una classe. Allora, per cosa fa caricare una classe? New. Importo il package e faccio new. Ma se io importassi il package com.mysql.jdbc e facessi new di com.mysql.jdbc driver, mi frego da solo, perché ho detto che il mio programma vuole essere il più possibile indipendente dal tipo di database e poi vado a importare il package e istanziare la classe che dipende dal database MySQL e che nel caso appunto di Postgres sarà diversa. E allora devo riuscire a far trovare, caricare una classe senza mai importarla, senza mai fare il new di quella classe lì. No, perché altrimenti il mio codice rimane bloccato. Allora, il trucco è quello di chiedere a una classe che si chiama class, con C maiuscola, che è il class loader di Java. Caro class loader di Java, carica, perché te ne accorgerai dopo che ti serve, carica questa classe. Carica questa classe, io ti do, e tu la vai a cercare dove normalmente cerchi le classi da caricare, però non sto facendo new di nessun oggetto. È un modo affinché il class loader di Java scopra dov'è la libreria JDBC all'interno delle varie cartelle. E quindi il driver manager, che è l'oggetto con cui avremo a che fare il passo successivo, la possa poi trovare. Un po' contorto, come vi dicevo, però è un passaggio. Alla fine, ovviamente, tutti questi passaggi finiranno dentro un metodo che sarà sempre lo stesso, useremo sempre quello, ma è giusto per capirli. Ok, vediamo se nel frattempo si è installato.
dove è andato? Dovrebbe essere dentro program files, così vediamo dov'è. Oracle, MySQL, eccolo qua. Connector J, eccolo qua, il nostro driver JDBC. Quando abbiamo installato il connector var J, è installato tutte queste cose, ma quello che a noi serve veramente è questo, perché questo file lo dobbiamo prendere e copiare dentro il nostro progetto. In ogni progetto si porterà dietro una copia di questa signora qua. Quindi è sotto program files, MySQL, MySQL Connector. Tutto il resto di fatto non ci serve, c'è la documentazione, ci sono i sorgenti, ma non ci servono. Quello che ci serve veramente è questo file qui. Ok. Fatto questo, abbiamo dato accesso al nostro programma al driver JDBC. Adesso cominciamo il lavoro vero. Chiediamo alla libreria JDBC, in particolare un oggetto che si chiama driver manager, che è quello principale con cui dovremmo interagire, di aprire, o predisporsi per aprire una connessione al database. Quando io parlo con un database relazionale è sempre tutto basato su un concetto di connessione. Cioè ho il mio programma di qua, il database di là, che potrebbe essere dall'altra parte del mondo oppure tutti e due sullo stesso computer, ma sono due processi separati, per potersi parlare innanzitutto devono stabilire una connessione di rete, aprire un socket essenzialmente, e poi parlarsi su questa connessione. Quindi la prima cosa che il driver manager deve conoscere è quale connessione deve aprire, cioè con quale database vogliamo parlare. E di fatto ha bisogno di tre informazioni più un pezzo. Le tre informazioni che gli servono per aprire un database è innanzitutto che tipo di database è MySQL o Oracle? Perché a seconda di quello dovrà ovviamente comportarsi in modo diverso, dovrà caricare un driver JDBC diverso. Poi dovrà sapere su quale computer gira, quale database aprire, perché un DBMS dentro, diciamo così, memorizza e può gestire tanti database distinti, e sono queste le tre informazioni essenziali. Più altre che sono essenzialmente le informazioni di autenticazione, cioè quali sono le tue credenziali, username e password, per poter aprire questo database? Non è che database chiunque può aprire qualunque database. Allora, tutto questo a livello di libreria JDBC, tutte queste informazioni vengono codificate in un'unica stringa di testo. Stringa di testo che ha questo aspetto. Nel nostro caso, nel caso di MySQL, la stringa di connessione è di questo tipo. JDBC, due punti, sempre fisso. Tutte iniziano così. Poi, dopo i primi due punti, c'è il nome del tipo di database a cui mi voglio collegare. Nel caso di MySQL, scrivo MySQL. Sulla base di questo nome, poi il driver manager riuscirà a caricare il driver JDBC specifico di MySQL. Due punti. Da questo punto in avanti il formato della stringa non è più standardizzato da JDBC, ma ogni vendor di database fa ciò che vuole. Nel caso specifico di MySQL, lui dice dopo due punti vuole barra barra il nome di un server, host, o eventualmente più di uno, se questo serve nel caso in cui abbia lo stesso database replicato su più server, uno non risponde, allora lui immediatamente cerca di collegarsi al secondo. Slash, nome del database, gli elementi in rosso sono quelli obbligatori. E poi eventualmente una serie di copie, proprietà valore, cioè di altre variabili che gli passo. Nella pratica concateno questi 5 elementi. JDBC, MySQL, barra barra, sempre uguale. Nome del computer e eventualmente numero di porta su cui collegarsi. Nella pratica noi useremo quasi sempre localhost, che vuol dire il computer su cui stai girando, perché il database sarà sulla stessa macchina su cui gira l'applicazione Java. Slash nome dello schema del database, all'interno del quale ci sono le nostre tabelle, e poi punto interrogativo utente uguale, password uguale, e commerciale password uguale. L'utente e la password sono quelli che definiremo quando creeremo il database dentro MySQL. Nel caso di un'installazione
con XAMPP, che è un'installazione che praticamente viene fatta solo per sviluppo, quindi non ha nessuna sicurezza abilitata, l'utente sarà l'utente root e la password non c'è, perché è un utente root senza password, proprio zero sicurezza, ma facilità di sviluppo. Fatto questo, cosa ho fatto? Ho definito dove voglio collegarmi. A questo punto chiedo al driver manager di collegarsi effettivamente. Quindi questo driver manager ha un metodo statico che si chiama getConnection, che prende come parametro la URL, cioè DBC, due punti, questa cosa qua, e restituisce, apre la connessione, quindi prova effettivamente a collegarsi al database, se ci riesce. Se ci riesce, restituisce un oggetto di tipo connection, java.sql.connection. Quindi di fatto la nostra istruzione sarà di questo genere, java.sql.connection uguale connection, nome dell'istanza, driver manager.getConnection, e riceve come parametro la stringa di connessione JDBC. Questa è una delle tante operazioni che possono fallire. Fallire perché il database non c'è, perché il nome dell'host non lo può trovare, perché la password è sbagliata, perché lo schema è protetto del database, eccetera, eccetera. Quindi questa istruzione qua va sempre dentro un try catch che può generare fuori una dozzina di eccezioni diverse a seconda di che cosa è andato storto. Tutte le operazioni di input-output sono sempre di questo genere. Quindi, riassumendo quello che ci siamo detti finora, si riassume in questa riga. Cioè all'inizio del nostro, cioè quando vogliamo fare una query, come prima cosa apro una connessione col server localhost e chiedo di aprire il database, lo schema di database che chiama test su quell'host. Driver manager, come prima cosa, guarda qual è il tipo di database, MySQL, e poi va a cercare se esiste un driver, JDBC, che sia in grado di colloquiare con quel server. E noi, cioè, ovviamente, se abbiamo copiato il jar, ci sarà. Lo troverà. Quindi siamo qua, queste sono le classi che abbiamo visto. La nostra applicazione chiama il driver manager, getConnection. Questo driver manager si occupa lui di caricare il driver. Il driver crea la vera connessione, perché è solo lui che lo sa fare, e la restituisce al driver manager che la restituisce a noi. Così in questo modo noi come applicazione abbiamo in mano un oggetto connessione che è stato creato da una classe che non abbiamo mai visto. Poi cosa ci faccio con questa connessione? Beh, una connessione è un veicolo, un tubo, un canale attraverso cui far viaggiare le istruzioni SQL. Quindi io posso su una singola connessione, che rimane aperta fin quando non la chiudo, quindi è come un file, lo apro, poi ci faccio delle cose sopra, poi quando ho finito di farci le cose lo posso chiudere. Fin tanto che è aperto posso creare dei nuovi statement SQL. Quindi chiedo alla connessione, creami un nuovo oggetto statement. Lui crea un nuovo oggetto di tipo statement e questo oggetto sarà il veicolo, no? Se la connessione è un tubo, lo statement è la navicella che va avanti e indietro su questo tubo, che contiene al suo interno il comando SQL da dare. Quindi crea statement e mi restituisce un oggetto statement che poi eseguiremo. Più avanti vedremo che noi preferiremo non farci dare un oggetto statement o un oggetto prepared statement, ma facciamo un passo alla volta, se no ci incasiniamo troppo. Quindi, vado solo avanti, all'esempio, scusate, torno indietro solo per far vedere, ah, non ce l'ho l'esempio di codice, vabbè, lo vediamo poi insieme. Questa istruzione qua da sola.
Domanda, parentesi. Ma mi hai detto che sta roba qua serve per creare un oggetto di tipo statement. Ma scusami, ma non facevo prima a scrivere statement uguale new statement? Fino a ieri mi hanno detto che per creare un nuovo oggetto di una certa classe faccio new, dove statement ovviamente sarà java sql.statement. Perché non posso fare così? La risposta è che se vado a vedere la documentazione, java.sql.statement non è una classe ma un'interfaccia. Di nuovo inciampiamo in queste cose. È un tema costante qua. Quindi non posso creare un oggetto di tipo statement. L'oggetto vero che dovrei creare sarà com.mysql.jdbc.qualchecosa.statement. Ma io non voglio crearlo esplicitamente. Allora chiedo a qualcun altro, che in questo caso è l'oggetto connection, di crearmi lui. L'oggetto connection, chi l'ha creato? L'ha creato il driver JDBC. Quindi l'oggetto connection sarà un oggetto com.mysql.jdbc.qualchecos'altro.connection che implementa l'interfaccia java.sql.connection. Quindi ho un oggetto che non conosco quale sia lui, conosco solo l'interfaccia che lui implementa, interfaccia Java SQL Connection. Questo oggetto però, lui è di MySQL, quindi chiederò a quell'oggetto lì, dammi uno statement. Lui creerà un oggetto statement nativo di MySQL, che, il quale oggetto implementerà l'interfaccia java.sql.connection. Scusate, punto statement. E così via. Cioè io uso oggetti tutto il giorno che non so cosa siano, non so quale sia il loro vero nome, io so solo quali interfacce tali oggetti implementano, che è tutto ciò che mi serve. JDBC è un'API, cioè mi dà le chiamate, i nomi, le interfacce, i nomi delle funzioni che devo chiamare, i nomi dei metodi, basta. Non mi dice come devono essere implementati. L'importante è che quegli oggetti implementino l'interfaccia che mi serve. L'unico difetto nell'usare degli oggetti che non conosco, ma di cui conosco solamente le interfacce che implementano, è che io non potrò mai crearli. Non posso mai fare new di un oggetto che non conosco. E allora dovrò sempre chiedere il favore ad altri oggetti di crearli per me. Questo è uno dei pattern di programmazione molto usati, che si chiama factory, una fabbrica. Driver manager, per favore mi fabbrichi per me una connection. Connessione, per favore mi fabbrichi per me uno statement. Quindi degli oggetti agiscono da factory, da fabbrica di altri oggetti. E la loro logica con cui creare gli oggetti è nascosta. L'importante è che a me ritornino un oggetto di tipo connection. Nel senso che implementi l'interfaccia che volevo, ma senza chiamarlo factory, in qualche modo l'abbiamo già fatto. Quando abbiamo definito un modello che definisce delle variabili di tipo lista, e quando fate ritornare la lista, ritornate di tipo list e non di tipo array list, avete fatto una factory di liste, e quale lista internamente abbiate scelto voi per implementarla lo sapete solo voi. Con la vostra logica. Dall'esterno non si vede più nulla, dall'esterno si vede un oggetto che implementa una certa interfaccia. Per riuscire a crescere di complessità nei programmi dobbiamo applicare questi metodi qui, perché altrimenti, perché in modo da poter cambiare quando vogliamo l'implementazione di una certa classe. Se domani chi implementa MySQL diventa un genio e implementa un driver che è bellissimo, cambia tutto, lo posso sostituire. Lui crea una classe diversa, ma a me arriva sempre un oggetto che implementa l'interfaccia statement.
Quindi sono i pattern, i modi di usare i costrutti base della programmazione oggetti per ottenere un certo risultato globale sul programma. Quindi non stupiamoci, sarà molto spesso vedremo cose di questo genere. Molto spesso conosceremo delle librerie di cui è nota, ben documentata l'interfaccia, ma non vedete nessuna classe implementata. E a volte faremo così anche noi. Ok. Una volta che ho eseguito, ho creato l'oggetto statement, posso fare il lavoro utile, cioè effettivamente fare delle query. Nella maggior parte dei casi le interrogazioni che dovrò fare saranno delle select per cercare dei dati. Quindi dovrò passare a un metodo che si chiama execute query, che riceve come parametro la query scritta in SQL sotto forma di stringa, quindi aperte virgolette, select asterisco, from, utenti, where, eccetera. E questo è un metodo di statement. Quindi avrò il mio oggetto statement.executeQuery, tra parentesi, la stringa SQL. Nel caso in cui non sia una select, c'è un metodo diverso che si chiama execute, ma adesso li vediamo i vari metodi. Questo è quello, non è l'unico, è solo quello più frequente. Nel caso in cui la query effettivamente interroga il database, restituisce dei risultati. Cioè, dammi gli utenti il cui cognome inizia con la A. Restituirà un elenco. Del dizionario di 700.000 parole, dimmi quali sono le parole lunghe 8 caratteri. Select asterisco from parole, where la lunghezza è maggiore di 8, uguale 8. La lunghezza del campo è uguale 8. E così via. E poi questi risultati. Il programma Java li deve poter leggere. Li legge attraverso un oggetto che si chiama resultSet, di nuovo oggetto che viene creato dall'execute query, non me lo creo io. È restituito già pronto. Quindi siamo in questa fase qua. La mia applicazione ha uno statement, a questo statement ha passato una stringa SQL, questo statement viene restituito, restituisce, scusate, un oggetto di tipo resultSet. RealSet è l'oggetto che contiene i risultati della query. Questo nel caso in cui sia una select. Se invece non è un'istruzione select, ma un'istruzione insert, oppure update, oppure delete, che non restituiscono niente, ma modificano il database, allora il metodo da usare si chiama execute update. Update sia per la insert che per la delete, si chiama sempre update. In questo caso ovviamente gli passa una stringa SQL che inizia con una di queste tre parole chiave, ma non restituisce un resultSet, restituisce semplicemente un numero intero. Questo numero intero corrisponde al numero di righe che sono state modificate nelle tabelle, se ce ne frega qualcosa, se no lo ignoriamo e basta. Se invece dovessi usare delle query che non sono né la select né queste tre, allora un metodo ancora più generale che si chiama execute, a cui posso passare qualunque stringa valida SQL. Esempio, questa è un'istruzione SQL, seleziona tre colonne di una tabella, per eseguirla prendo lo statement che ho ottenuto con la create statement sulla connessione e gli passo questa query. Mi restituisce un result set. Un oggetto di tipo resultSet, java.sql.resultSet, che è un'interfaccia ovviamente, ormai l'abbiamo capito. Come funziona questo resultSet? Allora, sarebbe troppo facile pensare che mi restituisse, che so, una lista, una collection, un array list, con tutti i risultati dentro. No, perché una select qualsiasi potrebbe potenzialmente generarmi 700.000 righe di risultati. Magari a me servono solo le prime tre. Allora, ciò che fa JDBC è di restituirmi non i dati, ma un modo per accedere ai dati. Quando io ho fatto la query, il database ha il risultato, ce l'ha lui, ma non lo restituisce in blocco al programma Java.
lo tiene in caldo in modo che il programma Java ne possa chiedere un pezzettino per volta. E quindi immaginatevi una bella tabella gigantesca con i risultati della query. E su questa tabella voi potete vedere solo una riga per volta. Quindi avete una finestra, un cursore che vi fa vedere una riga. Quelle sopra e quelle sotto sapete che ci sono, ma non le potete leggere. Allora, potete fare solo due cose. Leggere i campi, cioè le colonne che sono appartenenti alla riga selezionata, su cui si trova il cursore. Prima cosa, leggo i campi della riga selezionata. Oppure l'altra cosa che posso fare è spostare il cursore avanti o indietro su una riga diversa. Ok? Quindi, quando sono su una riga, ho il metodo next di result set che mi permette di andare su quella successiva. Quindi, quando ho finito di leggere i campi della prima riga, chiamo next e a quel punto leggo i campi della seconda riga. Poi chiamerò ancora next, leggo i campi della terza riga, fino a quando next non mi dice che è finita la tabella, questo è ritornando falso. Quindi è un iteratore esplicito sulle righe del risultato. Quando sono su una riga, sempre il result set, chiamando dei metodi che sono dei getter, get qualche cosa, mi danno le colonne, mi dà il valore delle colonne. Questi metodi get sono diversi a seconda del tipo di dato che è memorizzato in quella colonna. Quindi se la colonna memorizza un numero intero, io dovrò usare get int. Se la colonna memorizza un testo, dovrò usare get string. Se la colonna memorizza una data, devo usare get date e così via. Quindi legge il valore che sta nella colonna che specifico della riga selezionata e me lo converte automaticamente in un oggetto Java di tipo int, string, date, eccetera, eccetera. Quindi, noi abbiamo questo result set, abbiamo le righe della tabella e abbiamo il cursore che si posiziona sulle varie righe. Questo cursore può scendere o salire, può spostarsi. Io posso sempre solo leggere la riga colorata, quella selezionata. Per leggere la riga, dicevo, uso i metodi get qualche cosa, dopo di qualche cosa, dove qualche cosa rappresenta il tipo di dato che è scritto in quella cella. Come faccio a sapere la colonna? La colonna la posso indicare in due modi, con i metodi get. Usando l'indice di colonna, quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta colonna, oppure, dico io, meglio, anzi molto meglio, usando il nome della colonna. Così se per caso modificassi la query o riordinassi le colonne, se uso i numeri sono fregato. Se invece uso i nomi, lui troverà i nomi giusti. E quindi userò get int tra parentesi matricola, get string tra parentesi cognome, come stringa, tra virgolette. E mi legge la matricola e il cognome della riga selezionata. Poi faccio un next sul cursore e vado alla riga dopo. E così via. Il metodo next restituisce un booleano che diventa falso nel momento in cui ho finito, non ci sono righe successive, quindi ho finito di leggere l'ultima riga. L'ultimo pensiero su cui ci lasciamo col mal di testa è dove comincia questo cursore. Allora, ci sono due stranezze. Una era sulla slide prima, che le colonne, se dovessimo scegliere di chiamare colonne per numero anziché per nome, il numero comincia da 1 e non comincia da 0, mentre le righe sono numerate da 0. Le righe partono da 0, 1, 2, 3, le colonne partono da 1 e non da 0, e questa è già una stranezza. Di solito si conta da 0 nelle strutture dati informatiche, ma qua hanno deciso di contare da 1, il che crea a volte dei bachi. L'altra cosa strana è, vabbè, il cursore, appena gli viene restituito, il result set, dove si trova? Verrebbe da dire sulla prima riga. Il problema è di dire che se io dicessi il cursore lo inizializzo sulla prima riga, e dovrei poi dire cosa succede se per caso non c'è una prima riga, cioè se la select che faccio dà un risultato vuoto. Seleziono tutte le persone che hanno 4 z nel proprio nome, probabilmente non lo trovo.
Allora dovrei trattare come caso particolare quello in cui la select non ritorni nulla. Non hanno deciso di far così. Quello che hanno deciso è di dire: il cursore viene posizionato all'inizio, quando viene creato il result set, prima della prima riga. Quindi immaginate una bella tabella e il cursore non punta alla prima riga, ma punta allo spazio vuoto che ci sta sopra. Ovviamente in quello spazio vuoto lì non posso leggere niente. Se provassi a fare un get, mi darebbero uno schiaffo sotto forma di eccezione. Perché non c'è una riga da leggere. Sono prima della prima riga. Quindi dovrò almeno una volta chiamare il metodo next per poter arrivare sulla prima riga vera. Se c'è. Se non c'è la prima riga vera, il metodo next mi restituirà subito falso e io capisco che non c'è neanche una riga. È strano da spiegare, ma poi a livello di codice fluisce molto bene. Alla fine sono così le cose che dobbiamo fare. Dopo aver fatto la query, quindi result set uguale statement.execute query, ho il result set in mano e poi sempre ho un ciclo while di questo genere. Cosa fa il ciclo while? Come prima cosa chiama il metodo next. E quindi come prima cosa, prima di fare qualunque altra cosa, mi sposto dalla riga prima della prima alla prima vera. Poi vado a vedere se il result set, se il metodo next l'ha restituito true o false. E restituisce true se la prima riga c'è davvero. Restituisce false se non ci sono righe. Se la prima riga c'è davvero, allora eseguo il codice nel corpo di questo while. E questo codice va a estrarre, in questo caso è stato molto semplice, 1, 2, 3 con il numero di colonne, estrarre i dati di quella riga, che sarà una stampa, potrei fare ciò che voglio, li metto in una, faccio un add a una lista tipicamente. Usa i dati di questa riga, poi torna su, richiamo next, passo alla riga successiva e vado avanti così. Quindi itero su tutte le righe, avrò stampato l'ultima riga, dopo che ho stampato l'ultima riga richiamo il metodo next. A questo punto il cursore si sposta dopo l'ultima riga, che è un'altra posizione immaginaria ma gestita da libreria, e quando si posiziona dopo l'ultima riga diventa falsa. Il metodo next. E quindi esco dal while e sono a posto. Quindi questo metodo un po' strambo di gestire il cursore in realtà mi semplifica di molto la gestione del codice. Qua non ho nessun, non devo fare nessun caso particolare nel caso in cui la tabella abbia zero righe, ne abbia una, ne abbia più di una, bisogna gestire tutto nello stesso modo. Poi ci sono dei dettagli che vedremo insieme la volta prossima, ma manca solo di digitarvi il passo 7, far pulizia. Quindi abbiamo visto come mandare la select, come ottenere risultati, visto, diciamo che abbiamo cominciato a vedere. Ricordiamoci, dopo che avremo letto i risultati, di liberare le risorse. RunSet.close, quindi dire questo RunSet non lo uso più, quindi il cursore buttalo via, e posso dire al database di buttare via la tabella che si è calcolata come risultato, quindi il database di memoria. E connection.close vuol dire non ho bisogno di fare altre query a questo database, libera la connessione. Se lo dimenticate ve ne accorgete in fretta, perché MySQL ha un numero massimo di connessioni contemporanee. Se voi lavorate con un programma che non le chiude, dopo 5-6 volte o 7 che provate nel programma non riesce più a collegarsi, perché sono rimaste le connessioni appese, dovete aspettare che vada in timeout e vi irritate per quello. Ok? Allora, oggi abbiamo finito il tempo, la volta prossima approfondiamo un po' questo, ma soprattutto poi lo mettiamo in pratica. Arrivederci a martedì.